Questa prima fase di legislatura è caratterizzata da tutto meno che dalla vostra capacità di essere pronti nei provvedimenti e nel merito. E mi dispiace aver sentito dal presidente del gruppo della Lega, Massimiliano Romeo, un attacco alle opposizioni che hanno fatto ostruzionismo e che hanno costretto il governo a mettere la fiducia. La fiducia oggi in discussione è in discussione oggi per due motivi. Il primo, per le enormi divisioni di questa maggioranza, che non trovava una sintesi in commissione, e il secondo motivo è per il casino sesquipedale che il governo ha fatto in commissione. E mi scuso per la parola sesquipedale. Credo che in commissione, ringrazio il presidente Calandrini e tutta la commissione bilancio, che invece ha cercato di entrare nel merito delle questioni, di portare avanti in modo ordinato il provvedimento con grande responsabilità e senso di responsabilità delle opposizioni soprattutto, ovviamente, e credo che invece non aver avuto le risposte a nessuno dei temi posti è stato il vero problema che ha bloccato i lavori, ma ha fatto tutta la maggioranza. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente, nessun atteggiamento ostruzionistico, non interventi fiume, non milioni di emendamenti, ci siamo limitati ai segnalati che il Presidente ha proposto. Noi avevamo 20 possibilità di segnalazione di emendamenti, abbiamo avuto la relazione tecnica su 3 emendamenti e non abbiamo battuto ciglio. E prima che incominciasse la discussione sugli emendamenti per l'Aula, il Governo ha comunicato nella Commissione Capigruppo che avrebbe posto la questione di fiducia. Quindi non c'è stato neanche modo di fare ostruzionismo in quella fase. Io vorrei poi dividere, oltre al metodo, la questione di merito del provvedimento e la questione della fiducia di cui discutiamo oggi. Parto ovviamente dal superbonus. Perché vedete, c'è una condizione quasi surreale, in cui tutte le forze politiche ritengono che ci siano dei problemi da risolvere. Poi potremmo discutere sul perché ci sono quei problemi e della narrazione sbagliata che è stata fatta del provvedimento del superbonus 110% che non ha provocato certamente aumento di prezzi e non ha provocato nessun tipo di truffa se non quelle endemiche di un paese in cui queste cose accadono, dove invece ci sono altre formazioni di credito d'imposta che sono oggetto di grandi truffe. Il superbonus è una misura che ha creato lavoro, che ha rimesso in moto un settore trainante della nostra economia e che ha creato la cultura del risparmio energetico e che studi indipendenti, non del Movimento 5 Stelle, hanno stabilito che ha portato a una crescita nello scorso anno contribuendo a quasi il 30% del PIL del nostro paese, con 124 miliardi di beneficio per entrate dirette e indirette nei confronti dello Stato. E apro una parentesi, io ho sentito il Presidente del Consiglio dire che il superbonus ha creato un buco nelle casse dello Stato di 40 miliardi. Ora le questioni sono due: o mi dite dove in manovra avete coperto questi 40 miliardi di buco, oppure quel buco non c'è e il Presidente del Consiglio mente. Ma chiudo qui il merito del superbonus, dico soltanto che un problema c'è e questo provvedimento non lo risolve, perché sul tema della cessione del credito il problema è grande come una casa, ci sono imprese sane che hanno fatto affidamento legittimamente su norme dello Stato che hanno visto poi quelle norme cambiare in corso, ed è stato un errore farlo, l'abbiamo sempre denunciato, anche quando stavamo al governo, è sempre stato un errore farlo, e oggi si trovano col cassetto fiscale pieno e senza un euro di liquidità per pagare dipendenti, fornitori, perché con lo sconto in fattura questo sta succedendo. E lo spostare al 31 dicembre la CILAS non risolve assolutamente nulla. Perché vedete, il decalage era già previsto, solo che doveva iniziare dal 2024. Anticiparlo a fine novembre, senza un percorso di transizione, mette a rischio non soltanto l'economia di quel settore, ma anche famiglie e imprese, con interventi in corso di realizzazione che non potranno essere completati. E allora stavo dicendo, quando c'è un arco parlamentare al suo completo che ritiene che c'è un problema, c'è un governo che dice di volerlo risolvere, che ha gli strumenti per farlo e non lo fa, significa che è un governo incapace. Siete stati incapaci di risolvere il problema del superbonus. Il secondo elemento di merito di questo provvedimento è ovviamente quello che riguarda il tema delle trivelle, un vero capolavoro, vi siete messi contro anche i vostri amministratori locali, citofonate a Zaia per
che così vi potrà spiegare che cosa significa continuare a trivellare il mare alla ricerca di qualcosa che non risolve il problema, l'ho detto ieri in sede di pregiudiziale degli approvvigionamenti energetici di questo paese, ma il problema è culturale. Io ho sentito l'intervento del senatore Borghi ieri e mi sono cadute le braccia, perché sono in un'aula e non voglio usare termini diversi. Come si può sostenere che il tema delle rinnovabili non è centrale per il futuro del nostro paese? Come si può sostenere che non sarà mai quella la risposta giusta per la produzione di energia? Nessuno sta dicendo che da domani bisogna non utilizzare più le risorse fossili, è impensabile. La transizione energetica è una transizione, è quello spazio che si crea tra due diversi equilibri. Bisogna trovare un equilibrio energetico utilizzando di più le fonti rinnovabili. E il tema non è oggi cercare di produrre di più gas nazionale, è giusto farlo. In questo momento far produrre di più i pozzi di estrazione esistenti è giusto, ma non si può pensare di tornare a investimenti per prospezione e ricerca, perché quello è l'errore che state facendo. E sul tema dell'energia, guardate, voi siete andati in totale continuità con i provvedimenti dei decreti aiuti precedenti. Era necessario da un lato, e ovviamente indispensabile, ma corretto e giusto farlo. Non c'è nulla di più. Però io ricordo quando assieme a noi alcune forze che compongono questa maggioranza chiedevano 50 miliardi di euro di scostamento di bilancio per star più vicino a famiglie e imprese, e noi condividiamo questa linea, la condividevamo e la condividiamo ancora, perché vedete, il rischio del far maggior deficit è un rischio che c'è, ma è secondo me inferiore al rischio di perdere intere filiere produttive per un paese che poi non le recupererà più. E allora preferisco correre il rischio di maggior deficit che il rischio di perdere l'economia italiana per i prossimi 30 anni. Però quelle voci non le sento più. O chi diceva in pandemia, attuale Presidente del Consiglio, fossimo noi al governo daremmo 1.000 euro a tutti i cittadini con un click. Dove sta sto click? Dove stanno sti 1.000 euro a tutti i cittadini? Perché governare è un po' più difficile che fare i proclami. E poi c'è il tema della questione di fiducia. Vedete, la fiducia è un atteggiamento che può essere rivolto a se stesso e agli altri, che ovviamente genera un sentimento di sicurezza e di tranquillità. Ecco, io non mi sento tranquillo con chi sta ipotecando il futuro ambientale di questo paese e dei miei figli. Io non mi sento di essere fiducioso con chi da un lato smantella tutte le misure di sostegno al reddito e dall'altro non dà risposte per la crescita e non mette un centesimo per le imprese italiane. Ma soprattutto, Presidente, io credo che l'atteggiamento che questo governo sta avendo, e in parte anche la maggioranza, non è quello di mettere i partiti al servizio delle istituzioni, ma di piegare le istituzioni al servizio dei partiti. E io, da chi ha questo atteggiamento, oggettivamente fiducia e serenità e tranquillità non riesco ad averla. E quindi, ovviamente, convintamente voteremo contro la fiducia su questo provvedimento. È iscritta a parlare la senatrice Testor.